due anni fa doveva essere in Teramello. Oggi purtroppo dovremmo far sì che un po' tutte le società dovessero stare vicini al Teramo, non contro il Teramo. Qui invece si fa una guerra tra poveri, perché è un impianto che sicuramente, avendo un settore giovanile, perché il Teramo ha un grande settore giovanile, ha bisogno di quel campo, e poi si potrebbe collaborare con tutte le società locali, mentre qui c'è una guerra ad essere, a distruggere, non a creare, una guerra non a far sì che si giocasse la domenica e il sabato e poi tutti a vedere la partita del Teramo la domenica. Qui ognuno tenta di avere il suo piccolo spazio e basta. Qui bisogna confrontarsi, stare tutti vicini l'uno all'altro e tenerci stretta questa bella Serie C, tutti, perché è un patrimonio non di Luciano Campitelli, il Teramo in Serie C, ma di tutta la città, di tutta la provincia. Quindi se non si arriva ad avere questo tipo di mentalità, far sì che noi l'acqua viva lo perdiamo sicuramente per mille ragioni, ma sicuramente il calcio a Teramo prima o poi finirà. Oramai siamo stufi, noi continuiamo per rispetto dei nostri tifosi e di tutte quelle persone che guardano il Teramo, e per l'amore che hanno verso questa città e il Teramo noi rispettiamo quelle persone. Ma il prossimo anno cambieremo sicuramente musica. Io ho detto delle cose, adesso chi di dovere deve ascoltare, sicuramente non il gestore, perché il gestore ha speso un mucchio di soldi per poter creare uno stadio così bello e così funzionale. Oggi tutti si devono mettere una mano sul petto per capire se questa squadra potrà anche nei prossimi anni fare queste bellissime figure, oppure tornare nel suo cantuccio, che può essere una buona e discreta Serie D, dove sicuramente non ci sarà Luciano Campitelli e dove sicuramente ci saranno altri imprenditori, forse anche migliori di Luciano Campitelli. Questa non è una polemica, bensì un modo di capire che cosa si vuole fare in questa città, perché se oggi, se l'anno scorso certe squadre giocavano in certi campi che oggi non sono più agibili e quindi e che sono liberi, non è corretto che queste società oggi attaccano e vogliono a tutti i costi giocare in un campo che dove forse ci doveva giocare il settore giovanile del Teramo. Non dico altro, non faccio polemiche per ora e basta, perché a questo punto usciremo anche noi allo scoperto e poi sicuramente ne vedremo delle belle.